a tutti ragazzi e bentornati anche oggi qui sul mio canale. Io sono Andrea di Tech Talk e oggi parliamo di microfono e nello specifico il microfono prodotto dall'M Audio, l'Uber Microphone. È un nome un po' particolare per un microfono, però l'importante è quello che conta, è la sostanza di quello che c'è all'interno. Come potete vedere già dalle immagini è un microfono principalmente per quello che può essere podcast o live streaming oppure registrazione vocale. E, allora devo essere sincero, ho guardato su internet e se trovavo video recensioni di questo prodotto in italiano, però devo dire che di questo prodotto nonostante tutto non ce n'è neanche una. Allora ho detto vabbè, adesso ve la faccio io. Perché comunque è un prodotto veramente completo a vedere anche da quello che può essere la scheda tecnica sul retro della scatola e tutto quanto. Comunque prima di addentrarci troppo nei dettagli, io vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, commentate, se volete spuntare anche la campanella una volta che vi siete iscritti, vi garantite che i prossimi video che usciranno vi arriverà la notifica su YouTube, così non vi perdete nessun video futuro che uscirà. Allora, dando un'occhiata, vabbè, a parte quello che può essere la scatola, il frontale della scatola si presenta abbastanza elegante, di cartone ovviamente, con tutti la sua immagine e i suoi dettagli del software che dopo andremo a vedere. Però il punto di forza di questo microfono sono le varie opzioni selezionabili direttamente dal suo selettore, questo qua, vediamo un po' se riesco a far vedere, vediamo aspetta qual è, non vedo da qua, da questo selettore posto sul retro del microfono, che andiamo ad attivare la modalità 8. Quindi la modalità 8 cosa significa? Che per due persone che parlano, come dire ad esempio in radio un'intervista, questo microfono che ha tre capsule al suo interno molto semplicemente va a captare entrambe le voci bidirezionale, quindi sia della persona che sta da un lato del microfono sia della persona che sta nell'altro. Poi abbiamo la modalità cardioide, che è questa qua, che è quella più diffusa in modo particolare per chi registra la propria voce, fa voice over o podcast o live streaming ovviamente, che è la modalità che prende solo la parte frontale del microfono escludendo la parte posteriore e laterale. Poi abbiamo la modalità omnidirezionale, come potete vedere anche dall'immagine. La modalità omnidirezionale è la classica modalità che attiva tutte e tre le capsule, quindi va a fare un audio a 360 gradi. E questo principalmente per cori o comunque determinate tipologie di registrazioni audio musicali in cui il microfono deve proprio fare una panoramica di quello che è il suono circostante. Poi abbiamo la modalità stereo, l'ultima, questa qua, che la modalità stereo è quella che vi permette, se voi parlate a destra o a sinistra del microfono, è quella che vi permette di sentire la stereofonia. Quindi se io parlo a destra, voi sentirete l'orecchio destro, dalla cuffia o dall'altoparlante destro, se mi sposto a sinistra, ovviamente dall'audio sinistro. È quello che di per sé usano, cioè non usano questo, è quello che di per sé, come che va adesso tanto di moda, i video ASMR, che parlano sottovoce, parlano così, vi dicono, vi raccontano la storia, e voi vi rilassate, vi addormentate. E comunque viene fornito, allora devo dire che è plug and play questo microfono, quindi voi non avete da fondamentalmente da installare niente. Loro all'interno vi consigliano di usare il loro software audio. Perché vi consigliano di usare Pro Tools, First M Audio Edition? Perché all'interno ci sono già una serie anche di effetti che vi danno in omaggio acquistando il microfono, ovviamente per rendere magari la vostra voce migliore, magari come può essere un compressore, un eco, un delay, tutte quelle cose là che averle già dentro senza dover ogni volta andare a magari a cercare Audacity o in Audacity oppure andare a installare plugin di qua e di là nei vari software di registrazione, loro vi dicono guarda che ti do il mio software che è già completo per questo microfono. Io consiglio di provarlo, devo essere sincero. Ovviamente al suo interno anche la sua basetta, il suo stand, io andrò a montarlo sul braccio, quelli telescopici
da scrivania che sono più comodo, perché anche magari registrando gameplay magari col volante non posso avere il microfono che col force feedback del volante, anzi del volante, se ve lo siete persi vi lascio il link qua in descrizione per andatevi a vedere la video recensione del Logitech G920. Comunque penso di aver parlato abbastanza, andiamo a prendere il taglierozzo, andiamo a tagliare lo scotch qua, c'è scotch qua, quindi bello imballato, la cosa mi piace, non ce n'è altro, sembrerebbe. Loro consigliano di aprire da qui, apri open here, non ho tagliato un pezzo ovviamente, si apre a cofanetto, bella la spugna protettiva morbida che va a proteggere il microfono, è sempre bello trovarla al suo interno. Andiamo subito a trovare anche il manuale dell'M-Audio, ovviamente come dico sempre non è così tanto ovvio, però ragazzi troviamo anche l'italiano, che non è da poco, perché al giorno d'oggi l'italiano è sempre lasciato in secondo piano, perché danno per scontato che tutti sappiamo l'inglese. Poi qua abbiamo un altro piccolo libricino di informazioni di sicurezza e cose che bisogna leggere in certi casi secondo me. Poi troviamo, andiamo ad aprirlo così, troviamo il cavo USB di tipo standard, adesso ve lo faccio subito vedere, tipo standard, cavo USB. Andatevi a vedere il video del Razer Siren Series X, come al solito Razer sapete che ha i cavetti fighi in tela, però anche questo qua è veramente figo perché è telato, è bello lungo, perché devo dire che secondo me qua arriviamo anche sui 2 metri e mezzo di lunghezza, a vedere dagli avvolgimenti. L'unica pecca che gli posso dire a sto microfono è che monta ancora il classico cavo micro USB, cosa che al giorno d'oggi è improponibile, USB Type-C a vita, devo dire, però vabbè, almeno c'è, mettiamola così. Qua in un altro sacchettino troviamo la prolunghina da attaccarci alla basetta per poterlo sia mettere ovviamente in verticale sulla basetta che per poterlo attaccare, come vi dicevo prima, ai bracci telescopici o alle aste dei microfoni, che qua è una barra filettata da questo lato qua. Ma la metto bene a favore di camera così la vedete, la appoggiamo qua, togliamo altro materiale di protezione che è sempre bello avere. Poi ovviamente non ci dovrebbe essere altro, vediamo un po' prima di tirarlo fuori tutto dalla scatola, così libero l'inquadratura, vediamo se c'è altro. No, qui non abbiamo altro, quindi la scatola possiamo toglierla e fare un po' di ordine. E ovviamente qui abbiamo il suo bel microfonino, sali di silica gel per l'umidità, bello pesante, devo essere sincero, questo pesa, sarà la base. Anzi, vado a prendere la bilancia, vediamo subito quanto pesa. Ecco qua, allora ho preso la bilancia, mettiamo la tara a 0 grammi, perché sennò così mi va dappertutto. Vediamo un po' con la base, pesa la bellezza di 1 kg 750 grammi, quindi è veramente bello massiccio, bello stabile anche sulla scrivania. Secondo me qui problemi di peso non ne avete. Tolgo anche questo per farvi vedere quanto pesa il solo microfono. Il solo microfono pesa 763 grammi, quindi 7,6, non male, è un bel bilanciere da pesi. E ovviamente il grosso del peso è tutto nella base, che pesa 977 grammi, quindi quasi 1 chilo di base. Quindi io posso dire che a mio avviso, e per quanto può essere la mia esperienza, un microfono più saldo è sulla scrivania, meno vibra, meno rumori, e secondo me andate veramente tranquilli, così non avete alcun problema di rumori molesti dovuti al microfono. Ok, allora eccoci qui una volta rimontato tutto il suo sistema di viti, boccole, boccolette e guarnizioni, troviamo il microfono in tutto il suo splendore e passiamo alle funzionalità di quello che può essere i vari selettori, i vari comandi, perché come potete vedere dalle immagini ne ha veramente tanti selettori per poter decidere le modalità. Allora passiamo sul davanti, che abbiamo il regolatore del gain
del volume, che ovviamente ci viene anche riportato qui sul display. Anzi, facciamo così, lo attacco all'USB del computer e che così riusciamo a vedere bene di cosa sto parlando. Allora, eccoci qui, ovviamente l'ho collegato al PC come già vi dicevo. Allora, di primo impatto vediamo il display a matrice a singolo colore che si accende, e dietro, una cosa che questa non la sapevo, c'è il logo M-Audio che si illumina di blu. Quindi veramente, veramente questa cosa mi piace. Questa a casa mia si chiama cura del dettaglio. Allora, adesso mi avvicino alla camera per farvi vedere. Se controllate bene il display qua, se io vado ad aumentare quello che ad esempio è il gain, vedete che aumenta direttamente anche sul display, come se io vado a cambiare la modalità di funzionamento. Questo caso è l'8, vedete, cambia come cambia l'immagine sullo schermino, e questo ovviamente è un punto di forza decisamente a favore di questo prodotto, per il semplice discorso che abbiamo tutto sotto controllo senza mai dover chiudere le finestre del computer. Sotto la manopolina qua del selettore dei pattern abbiamo il mic gain, vedete, alziamo il gain del microfono, poi qua alziamo il volume di quello che può essere l'ascolto in cuffia, perché ovviamente, cioè, continuo a dire ovviamente ma non c'è niente di ovvio. Qua sotto troviamo un ingresso cuffia per sentire l'audio sia del computer sia della voce in diretta. Quindi loro garantiscono, questo è un prodotto zero lag input, quindi è veramente ridotta ai minimi termini, quindi voi non avrete un ritardo da quello che sentite in cuffia rispetto a quello che sentireste realmente. E infatti col selettore qua sotto potete decidere se dare in cuffia, sto sempre parlando, più forza al microfono, o se dare più forza al PC, oppure molto semplicemente tenerlo a metà e avere un bilanciamento costante tra voce e computer. Ovviamente montando una scheda audio integrata lui si regola e si può regolare. L'ultima cosa al volo, qua abbiamo il tasto per mutare il microfono o smutarlo, e ovviamente, come ripeto, c'è il suo software di configurazione, c'è il suo software dedicato che vi ho fatto vedere prima, per poterlo gestire al meglio con gli effetti già preconfezionati da loro, quindi secondo me con questo microfono non dovrei avere nessun problema. Comunque adesso vado a fare delle prove, ve le metto a termine video ovviamente. Comunque allora, prima di lasciarvi a queste prove, io vi ringrazio di aver visto questo video, ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando, ascoltate bene le prove che adesso vi porto. Ciao. Ok, questa è la prova di registrazione audio dell'M-Audio Uber Microphone, e così senza nessun tipo di post produzione. Prova audio con compressore attivato. Prova con compressore audio attivato e filtro di riduzione del rumore. Prova audio con riduzione del rumore attivo, compressore attivo e filtro antipop posizionato sul davanti.